Albertera, ci stiamo avvicinando alla struttura storica dell'edificio dove ospita la scuola di musica? Fondazione Fossano Musica, che da quest'anno è diventata fondazione, era stato un istituto civico, adesso è diventata fondazione. Beh, sicuramente adesso il direttore vi spiegherà meglio la forma ormai di questa struttura, che secondo me diventerà un punto focale musicale qui in Piemonte, dove già adesso ci sono tantissimi ragazzi che frequentano. Chi non ha suonato almeno una volta o ci ha provato col pianoforte, il primo brano è per Elisa. Sì. Abbiamo il direttore di questa struttura che un po' abbiamo già incontrato in questo pomeriggio, un professore di trombone che è diventato direttore di questo istituto, il professor Brignone. Sì, buongiorno, buonasera, anzi, è un piacere per me ospitarvi e avere questa opportunità durante la quale vorrei parlare un po' della nostra realtà, del nostro istituto. Brevemente, questa scuola nasce nel 1974 per volere dell'amministrazione comunale e a quell'epoca rappresentava, dopo il Conservatorio di Cuneo, la prima scuola civica nella provincia di Cuneo. Trovò immediatamente sede in questo palazzo, Palazzo Burgos, che il comune acquisì all'epoca appunto per destinarlo a attività sociali, attività culturali. Ecco che una buona occasione era quella di far nascere una scuola di musica. All'epoca il Conservatorio di Cuneo scoppiava di studenti. Il maestro Giovanni Mosca, direttore del Conservatorio Fossanese, pensò insieme all'amministrazione comunale di creare una nuova scuola di musica a Fossano. Così nasce l'Istituto Musicale Baravalle. Vittorio Baravalle, musicista, compositore di nascita trinitese, è nato a Trinità ma ha vissuto e cresciuto a Fossano, insomma, è un compositore molto apprezzato alla sua epoca, un po' sfortunato. Vittorio Baravalle vinse anche dei concorsi operistici, si qualificò al secondo posto dietro compositori come Mascagni, per cui insomma un musicista di tutto rispetto. Lui è arrivato, ha trasformato diciamo una struttura che non dico che non era del tutto efficiente, però un po' così, diciamo, col suo tram, così. Un'attività leggermente appiattita, ecco. Esatto. Hai dato un'energia, questa è una cosa molto importante. Quindi, intanto, un grande apprezzamento, il tuo arrivo al Baravalle. Beh, risale all'anno scolastico 99-2000, in cui mi venne affidato questo incarico di consulente di direzione. La scuola a quei giorni aveva esattamente 96 studenti. L'amministrazione comunale stava meditando sull'esigenza o sulla necessità di tenere una scuola con così pochi studenti. Si fece questo esperimento, di anno in anno le cose andarono meglio, ci troviamo oggi con circa 600 studenti iscritti e frequentanti la nostra struttura. Nel frattempo abbiamo aperto due piccole sedi nel Torinese, rispettivamente a Trofarello e a Poirino, con circa 170 studenti a Trofarello e una settantina in quel di Poirino.
Abbiamo attivato delle collaborazioni importanti con le bande locali, anche sia Fossano, sia Trofarello, sia Poirino. Questo è molto interessante, che il primo, diciamo, contatto con la musica, diciamo che la banda è proprio il primo passaggio, esatto. Proprio il punto di partenza. Sì, la banda ha dato l'opportunità ai suonatori di strumenti a fiato, insomma. Io provengo di lì, ad esempio, tantissimi colleghi. La tua prima banda, la ricordiamo? È la banda di Fossano, sì, sì. E adesso mi trovo qui, dopo anni di orchestra, a aver fatto la mia scelta. Ho lasciato l'attività orchestrale per dedicarmi alla scuola. Noi siamo una realtà che non ha sovvenzioni statali, non è inserita in un circuito, tra virgolette, ministeriale. Per cui quello che si fa, quello che viene realizzato, lo si fa grazie alle capacità reali della gente che qui lavora. Se qualche sponsor decide di dare del denaro, lo fa perché ritiene la nostra scuola e la nostra attività un punto di eccellenza, non perché è dovuto o perché siamo inseriti in un sistema per cui arriva normalmente il finanziamento. Sapendo questo, che ci dobbiamo meritare ogni giorno la fiducia degli altri, abbiamo impostato il nostro sistema lavorativo appunto su questo concetto. Ho saputo da poco che c'è stata un'ulteriore trasformazione di questa struttura. Adesso io forse non uso i termini esatti, mi vuoi dire qual è successo negli ultimi mesi? Sì, beh, era un'idea che ormai risiedeva nel cassetto da un po' di tempo. Dal 16 di settembre la scuola è diventata una fondazione. Il comune di Fossano, insieme alla fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, hanno dato vita alla fondazione Fossano Musica, che racchiude appunto in sé le attività musicali, le eccellenze musicali fossanesi. Pertanto di qua parte una nuova stagione, insomma. A questo proposito abbiamo già allo studio tutta una serie di attività future che andremo a sviluppare, ma intanto cerchiamo di consolidare e valorizzare i corsi attuali. Nella scuola troviamo vari dipartimenti, abbiamo il dipartimento ovviamente di musica classica, dove troviamo tutti gli strumenti che fanno parte del repertorio classico. Insomma, abbiamo un dipartimento di musica moderna, seguito ed alimentato appunto da docenti di alto livello. E io credo che soprattutto in un dipartimento di musica moderna, dove non c'è mai stato un programma didattico consolidato o comunque condiviso come è successo per quello classico, no? Nell'ambito moderno, noi come scuola, come struttura, con l'aiuto dei nostri insegnanti, abbiamo creato dei programmi didattici che sono alla base dello sviluppo degli studenti, insomma. Nella musica moderna è abbastanza insolito riuscire a incardinare le attività e la didattica degli insegnanti, insomma, sono molto liberi, ma per fortuna questo è avvenuto in questa realtà, in questa struttura. Prosegue l'attività con un dipartimento di musica per i piccoli. I bambini sono... Scusa Giampiero, ecco, il primo contatto, cioè come età, possiamo dare un'idea ai nostri ascoltatori, diciamo un minimo, dopo quanti mesi, quanti anni possono venire a contatto con questa tua struttura? Beh, attualmente dai 3 anni in poi abbiamo dei corsi opportunamente organizzati che si sviluppano in modo progressivo e accompagnano questi bimbi nella crescita e nell'evoluzione del loro sapere musicale. E stiamo organizzando dei corsi anche precedenti, quindi da 0 a 36 mesi, ma è ancora un'attività, diciamo, a livello embrionale che attiveremo nel momento in cui saremo veramente certi di avere le persone anche giuste, perché ricordiamoci che la didattica rivolta all'infanzia è un'attività molto delicata, di conseguenza bisogna trattarla molto seriamente ad avere le persone capaci, competenti, insomma, in questa maniera. Ecco, invece
Facciamo il discorso contrario, all'opposto. Diciamo, le persone anche un po' meno giovani hanno l'opportunità di frequentare l'istituto? Sì, assolutamente. La scuola è aperta a tutte le persone di ogni età. Abbiamo anche molte persone pensionate che hanno deciso anche in età avanzata di dedicarsi allo studio della musica o di riprendere quello che è stato uno studio giovanile, un'esperienza giovanile.